Allora, leggerò l'inizio del mio racconto, ricomincia. Pagina 2, è te, pagina 3. No, sì, sì, proprio all'inizio della rivista. Dicevo, leggerò l'inizio del mio racconto, ricominciare ogni giorno da zero. All'inizio erano circa 24 ore. Poi divennero 48, poi 72, 96, 120 e così via. Settimane, mesi, anni, giorno dopo giorno perdo i miei ricordi. Ogni giorno è ripartire da zero, cercare di colmare un baratro sempre più grande. E quanto potrò ancora andare avanti? La vera domanda a cui ho paura di trovare un giorno una risposta è: potrò vivere una vita normale nella società tra di simili? So già che non potrei altrove, in nessun luogo remoto, a causa della natura particolare della mia malattia. Un caso unico nella storia dell'umanità, per quanto mi è dato sapere. Tutto è all'inizio, il 21 agosto 2004. Sono sicuro di questa data perché è l'unico mio ricordo genuino, il giorno in cui la mia mente si è rifiutata di ricordare ciò che sarebbe avvenuto in seguito nella mia vita. Perché si vive anche senza memoria, si vive anche se sembra di vivere meno. Qualcuno potrebbe persino dirmi che sono fortunato perché non ho un fardello ingombrante da portare come gli altri comuni mortali. Vorrei che fosse al mio posto per vedere se avrebbe il coraggio di dire una cosa simile, ma naturalmente ciò non è possibile. Tutto ebbe inizio, dicevo, quel giorno di agosto, un giorno banale come mille altri, ad eccezione del fatto che quel giorno compivo 26 anni. Per anni ho pensato che non poteva essere solo una coincidenza, ma oramai devo ammettere il contrario, salvo che non venga fuori qualche elemento utile per chiarire un mistero che la scienza non è riuscita a spiegare. Quel giorno infatti non è accaduto proprio nulla di speciale. Mi alzai alle 6.45 come tutte le mattine, andai al lavoro in ufficio in auto, mi feci le mie solite 8 ore, tornai a casa, lessi un capitolo del romanzo iniziato qualche giorno prima. Era uno studio in rosso, di alto 40 ore. Ma credo che anche questo sia un dettaglio di nessuna importanza. Preparai la cena, vivevo solo già allora, guardai un po' di televisione ed andai a letto. Quando mi svegliai era il 23 agosto. Poi continua e sarà la sorpresa.